Bene, buonasera a tutti. Eccolo, visto che si chiamano come me, è estremamente simpatico e per una volta ha rinunciato, come qualche volta facciamo in maniera amabile, a qualche, come dire, spillata politica che ci facciamo reciprocamente, ma questo non è, credo, e non lo dovrà mai essere all'interno della protezione civile un luogo dove la politica divide, nella maniera più assoluta. Io credo sia utile, insieme a quelli che sono stati ricordati, in particolare a Franco Lattuada, ricordare un'altra persona che per me è stata preziosissima, che è Pino Sporchia. Dico preziosissima perché Pino è la prima persona che ho incontrato e aveva una caratteristica che è stata ricordata più volte oggi, una splendida carica umana. Aveva un sorriso che accompagnava con una battuta ogni volta che ce n'era bisogno, qualcuno più anziano di lui, raramente l'ho incontrato, o molti più giovani che si affidavano alla sua esperienza. E credo che il gruppo di Turbigo sia un esempio, insieme a tanti altri, di quello che può essere una maniera ottimale di potersi rapportare con la gente attraverso uno strumento eccezionale che è rappresentato dal volontariato, dallo spirito che queste fantastiche persone mettono a disposizione degli altri. È stato detto di tutto e di più questa sera, credo in maniera molto puntuale. E a me non rimane che fare i complimenti per un lavoro insieme che credo sia assolutamente prezioso, un lavoro che vede due com lavorare e farlo su un protocollo operativo. E io credo che vadano amplificate, premiate queste esperienze di aggregazione, perché chi lavora meglio, chi offre più possibilità al proprio territorio di garanzie di intervento deve essere premiato, premiato anche con finanziamenti diversi, così come non è possibile lavorare per il semplice comune, non è possibile lavorare per il semplice comune, credo che si debba andare un po' più in là, verso aggregazioni di bacini d'utenza più ampi, che vedono in azione sinergiche i volontari, le attrezzature, i mezzi e le amministrazioni. Questo è un obiettivo che credo debba essere assolutamente perseguito nei prossimi mesi, oltre alla campagna elettorale della Regione Lombardia, ma in un rapporto organico soprattutto con una provincia come quella di Milano. Si è detto Milano un po' depauperata dei mezzi. Venendo qua, lo spiegavo bene a Stefano e ne parlavo stamattina col Presidente Podestà, io credo sia utile fare un protocollo regione con la provincia di Milano, lo faremo sicuramente le prossime settimane, per poter garantire a questa provincia, la più importante in assoluto di Regione Lombardia, di poter avere all'interno di questo grande bando di 20 milioni di euro, una gara particolarmente interessante, più mezzi e attrezzature che possano garantire quell'efficienza di fondo che questo territorio ha bisogno di avere. Le altre province funzionano bene, così come funziona bene tutta la Regione Lombardia, lo abbiamo dimostrato, credo, in maniera splendida in Abruzzo, lo si è fatto con una grandissima carica umana, ma lo si è fatto anche con una dotazione di mezzi assolutamente eccezionale. E io vorrei ricordare il 118, vorrei ricordare quei elicotteri che hanno permesso di stabilizzare, di portare a sul buono a pescare i tanti anziani che dall'Aquila ne avevano bisogno, l'Ordine dei Psicologi della Lombardia, l'Università Cattolica, un grande, grandissimo sistema. Questo ha dimostrato la Regione, la nostra Regione. Allora, nel fare questo io credo che la formazione sia fondamentale. IREF deve lavorare in assoluta sinergia con le province, con la vostra collaborazione. Noi abbiamo anche quest'anno finanziato IREF senza toccare un euro dal precedente bilancio, mantenendolo anche in un periodo non particolarmente facile, che credo sia noto a tutti. Questo va fatto, così come abbiamo cercato di comunicare al meglio che cos'è protezione civile, ma che cos'è protezione civile di Regione Lombardia. Lo abbiamo fatto nelle TV private, lo abbiamo fatto all'interno della stampa periodica per poter far capire che il valore che voi esprimete è un valore assolutamente alto. Allora bene hanno fatto gli amici che sono intervenuti, Prandoni, Cirettu, tutti gli altri, a partire poi ovviamente da Pasini, a sottolineare questo aspetto. Ci si chiama tutti per nome, ci si dà del tu, non ci sono dei gradi. L'unico grado che esiste è quello della stima e del rispetto, che emerge e viene riconosciuto se qualcuno fa e se qualcuno fa bene. E io credo che chiunque decida, voglia, scelga di partecipare all'interno di questa splendida macchina debba avere questa coscienza, così come chi sta dall'altra parte, per modo di dire, ma non è così, quindi chi fa l'assessore o il responsabile deve avere questa consapevolezza. Non ci sono gradi,
c'è semplicemente una maniera di collaborare per gli interessi della collettività e questo avviene se si riesce ad acquistare stima e rispetto da chi collabora con te. Io credo che sia questo uno dei messaggi migliori che in questa legislatura io ho potuto ottenere dalla Protezione Civile, ne sono particolarmente lieto e contento. Quello che faremo in queste ultime settimane di legislatura è sicuramente fare in modo che questa provincia, la nostra provincia, possa avere le dotazioni e i mezzi, ma possa anche andare un po' oltre, possa avere la possibilità, non ci siamo riusciti per mancanza di tempo, legata anche in particolare all'Abruzzo, non siamo riusciti a garantire uno standard uniforme che potesse dare le divise in maniera tale da poter essere tutti uguali, lo faremo senz'altro. Abbiamo cercato di creare il database del volontariato che con qualche difficoltà tutti stanno compilando per avere una mappatura vera e uniforme delle possibilità a cui poter attingere nei momenti di difficoltà, così come abbiamo cercato di implementare quella figura del volontario specializzato che nei prossimi mesi, nei prossimi anni è l'obiettivo, il grande obiettivo di questa regione. Ma credo che tutto questo, che è un progetto enorme in una regione che ha le dimensioni di uno Stato, un vero e proprio Stato nazionale, non possa essere ottenuto senza questo elemento di passione che tutti voi trasmettete e che è l'elemento fondamentale per poter aiutare gli altri. Quindi veramente grazie a voi.